Delirium del Amsterdam. That's my YouTube logo. For thank you guys. Grazie per l'ospitalità, come si dice in inglese? Thanks for hospitality. Thanks for it was easy. Okay. Sheesh. I will write you from Holland. I hope. Mio cugino e la sua ragazza mi hanno ospitato questa notte qui a qui a Karlsruhe, una cosa del genere. Karlsruhe. Giuseppe, sto partendo, dovrei arrivare tra 7-8 ore. Mamma mia, che pazzo, lui che mi invita a casa sua senza conoscermi e io che ci vado. Motociclisti, strana, meravigliosa gente, let's go. Dadas che quasi parla di fare qualcosa come 550 km di autobahn, io mi tolgo la GoPro perché è un peso sul collo non indifferente. A dopo. Sono passati più o meno 400 km e mi sa che è il momento di ingrassare un po' la catena. Siamo in Olanda e si vede dai prezzi, 5 litri di benzina 13,50 euro. Porca troia, una benzina 2,5 al litro. Ora mettiamo la posizione che mi ha dato Giuseppe e andiamo a incontrarlo, che tra poco se magna. Eccoci qua. Me coglioni. Bella. Saluto YouTube. Dai, che figata, che figata. No, sono troppo casato. Ma qua piove sempre, come funziona? Maron, che... tengo scarico originale, Roma B. Raga, ma solo io ce l'ho questi iscritti. Dall'Olanda con furore, ya. Delirium del Amsterdam. Vai, spingilo, bravo, bravo, forse così va più veloce. Otro route. Utre road rabioage. Come? Maron sì, yeah! La verità prova! Dice la verità! Sono di a fragola! Signori, test ride Super Duke 1.0! Abbiamo provato il 3.0 e ci mancava l'1, no? Puttana Eva! Cambio rovesciato! Vediamo un po' com'è questo mezzo. Troppo. Ah, c'è il traction. Sì, si alza anche in terza. Ma che ma chi se lo sognava che quando sarei partito per un viaggio sarei arrivato ad Amsterdam a provare un Super Duke 1.0? Porca troia, che spettacolo! Somiglia più alla mia posizione di guida rispetto al nuovo, perché il nuovo è un po' più caricato, questo è un po' più motardoso, diciamo. I controlli fanno il loro dovere, ma se fai il cazzone ti capotti io stesso. Questo che hai detto, che monta? Agravovic. Filtro, aria, il catalizzatore che non c'è, catalizzatore fuiuto, da far vedere agli amici. Debbie Killer pure se ne è fuiuto, eh. Sì. Perché ragazzi, qua in Olanda a quanto pare si può fare. Fosse stati in Olanda già si peculasti il resto. Si può fare ancora, eh. Tu hai detto l'anno prossimo cambieranno. Bello, Giuse. Giuse! Grazie. No, grazie a te per avermela fatta provare. Proprio un piacere. Scendere, strette mano, vale scendere. Ma andiamo dove si fanno le foto. Ok, sta bene.
Abbiamo fatto qualche clip col drone, qualche bella fotina che vedrete su Instagram. E ora ci andiamo a magnà. Ho mangiato una bella pizza da Nea Napoli, no, Nea Pizza. Gucci, che colori! Guarda qua. Qua stiamo cucinando. Oi, ma che stai facendo qua? No, ritorno, io non te ne avevo tagliere. Allora mamma appoggio un po' il capo. Giustamente ci volevo tagliere. Ma sì, però basta che non piango mentre viaggio, che no, se no non arrivo proprio. Pulizziamo. A posto. Ragazzi, la moto caccia fumo. Il concessionario KTM mi ha detto che quella perdita che ho visto è della valvola termostatica. Mi ha detto sostanzialmente che non c'è da preoccuparsi, basta che rabocco. Tempo di fermarmi qua fuori, è già pisciato. Ecco che comincia a fare fumo. Signori, siamo appena passati da Pars Point per comprare questo liquido radiatore per auto, ma penso vada bene anche per moto, spero. E quindi niente, si vola verso il Belgio con una perdita, yay! Marijuana or something like that.